L'alba di un nuovo viaggio. Vogliamo provare il minuto? Lo voglio, un sacco. Quanto costa un minuto? Allora, crema nocciolato 5. Lo voglio provare qualsiasi cosa, nel senso che per poi lamentarmi che sono grassa, ovviamente. Guarda lui com'è contento invece. Oh, vuole un abbraccio lui. Però guarda che carino lui. Questa è una cosa che di solito non farei, ma questi sono i bagni più lussuosi che abbia mai visto in un autogrill. C'è pure un numero scritto sul muro. Sì, credo, non è possibile. Cosa? Che la mia valigia è quella più grande di tutte. E qual è? Quella lì con sull'Italia. In mezzo a tutte quelle piccoline. Non ti vergogni. Il mare paludoso di Venezia. Che bello. Giorno 1, giorno della partenza. Sei contenta? Meglio la prima o la seconda volta? Te lo dirò a fine settimana. Adesso andiamo a lasciare le valigie. Lei ovviamente ha una valigia che è più grande persino della sua massa corporea. Scusa, ma pesa solo 2 kg in più della tua, le abbiamo pesate? Sì, ma in proporzione. Io ho una valigia che pesa 16, tu 18. Ok, ma io ho anche il peso della valigia stessa, se la valigia Ma è più va, cagati. grande e pesa di più. Ma va, va, va. Ciao valigie. Buona Pasqua. Buon compleanno. Guarda che belle le barchette che sfrecciano. Adesso andiamo a prendere la nave che ci porterà la nave, che la nave poi ci porterà il mare. Me l'aspettavo un po' più grande, sta nave da crociera, o sbaglio? Magari dentro è più grande. Oh, citazione Doctor Who. Se è così tutta la settimana io non ce la Ma faccio. siamo solo sul C'ho pontile. già il mal di mare, ti giuro. Siamo solo su un pezzo di legno galleggiante. Sti nordici sanno neanche stare in Se acqua. vuoi, sono bergamasco. Eccola, col cielo più scuro che potevamo pensare a Pasqua, però ecco la nave. Ora sembra piccolina, appena ci avviciniamo diventa così. Eccola qua, guarda com'è grossa ora. Com. Stiamo entrando dal fondo, amo. Thank you. Thank you. Have a lovely cruise. Thank you. Welcome on board. Sai che comunque è carino? Teatro San Carlo. Ma che stellato, amo. È il teatro, ma che bello. Ciao. Sono sicuro che ci stava mandando tutti a Le Baroque. È davvero molto carino. Sono tutti molto cortesi. Già le slot machine. Vai, amo, prova a toccare un tasto, magari vinciamo. Subito, col gioco d'azzardo neanche entrata. Stai vincendo, amo? Uè, cambia tutta l'atmosfera qua. È tutto molto moderno. Forse è già sbagliato metterli in confronto appena arrivati. Però è tutto molto più moderno rispetto a quello che abbiamo fatto con la costa, che era quasi più artistico. Qua è tutto molto più metallico, più specchioso, più legnoso. Bello comunque, nulla da dire, anzi. La 9081, quindi noi siamo da tutt'altra parte, dobbiamo Ma andare questa è la di qua. 7 e al piano 9. Dobbiamo andare di qua, nel Via 7, mezzo. sì. Venghi, venghi, si faccia le scale anche lei, che fa Ma bene alla io non ho mai salute. detto di no alle scale. Che così andiamo a mangiare. Anche stavolta ti perderei per le stanze e È direi com'è vero. possibile che il ristorante è di qua e noi siamo di qua, ma salendo Aspetta, le mi scale sono siamo in già fondo. persa. Che novità. Scusa. Di là, Quindi dal amo. 9001 al 9251 ci sono qui le Di camere, là. quindi andiamo di qua. Esatto. Dobbiamo farci 200 stanze ogni volta. Beh, per arrivare al ristorante così ti viene più fame. Ma non c'è una tipo scorciatoia? Certo, esiste l'ascensore orizzontale, amo. C'è da dire che molto del personale a questo giro parla più inglese che italiano. E forse è dovuto al fatto che ci sono molti più stranieri che italiani a questo giro. 81, eccola. Carina, dai. C'è in TV la stella di prima. Guarda. Stanno andando a spiare nelle altre stanze. Che carina. Allora, a sto giro non abbiamo il balcone, però. Purtroppo non l'abbiamo vinto sto giro. Però assolutamente è molto carina. Molto bella, con tutti gli specchi su tutti i lati. Eccoci. Vediamo quante rotolate ci stanno su questo letto. Un
due rotolate, è grande, così non mi rubi lo spazio. Lo farò comunque. Non siamo neanche arrivati e già hai distrutto il letto. Perché devo risistemare le cose, tipo la spazzola non mi ricordavo che l'avevo già preso, ho preso anche quell'altro. Sei proprio una donna. Dai, vabbè, svuoto anch'io lo zaino così possiamo andare su a mangiare. Ah, a mangiare cosa? Voglio mangiare qualcosa, non abbiamo pranzato. Abbiamo mangiato il panino autogrill alle 10 come l'intervallo della scuola. Dai, svuoto lo zaino. Cosa ci fai te qua? Oh. Cosa ci fai tu qui? Volevo vedere il mare. Non ti azzardare a evolverti in un vapore, eh? Che poi qua su internet è un momento. Rimani così, mi raccomando. Non ho la più pallida idea di che cosa tu abbia detto, però sono d'accordo. 12° piano e poi con le scale si arriva all'ultimo. Però bello, allora io sto morendo di caldo. Non so te, ma sto soffocando già. Questa è la piscina. Cioè qua si prende il sole. Qua si prende il sole, yes. Ma che bello il bar di sotto. Con tutte le vetrate sul mare. Andiamo a vedere dove è la jacuzzi. Se ce ne sono, non ho visto, ci sono le piscine. Fino là. Appena scoperto che la 13ª area è per... È privata per i VIP. Però eccola lì la jacuzzi ed è appena sceso il, come si chiama, il secchio d'acqua per la piscina dei bimbi. Eccole lì le jacuzzi. Questo forse è il buffet. C'è gente che mangia. Lì c'è volleyball oppure basket. Qua c'è il mini golf. Scusa, ma questo è il golf? Sì, il mini golf. Ma che figata. Per le mini persone come te. Non ho mai giocato. La cosa buona è che perlomeno si è aperto il cielo. Almeno c'è un po' di sole, dai. Guarda che bellina la piscina. Sarà calda l'acqua? O sarà temperatura ambiente? Fredda. E qua c'è la spa invece, hai visto? C'è anche la palestra là in fondo. Dove? Là, c'è anche il parrucchiere se volessi fare i capelli. Questo piano mi piace. Mi sa che è uno dei miei piani preferiti ed è anche rosa. Eccolo, ovviamente. A questo giro non ce ne siamo neanche accorti, ma siamo già partiti, mi sa. Non è un po' alto per te, c'è il buco apposta per i bimbi. Stiamo uscendo finalmente, guarda, ci stiamo allontanando dal porto. C'è la barchina che ci porta fuori dal porto, guarda. Praticamente non si parte finché non si sente questa canzone. Siamo nella zona ristorante, questa è quella del buffet. Per adesso è chiuso perché sono passate le 4 e quindi riapre probabilmente stasera. Ci sono tutte le salse con le patate, c'è l'acqua, ci sono tutti i tipi di buffet. E c'è anche un uovo di... anzi, una campana di cioccolato. Pensa un po'. Ah, eccolo qua, l'uovo, con scritto Buona Pasqua. Dai un morso, dai. Dai un morso, amo. Ma è vero? È certo che è vero. È proprio da mangiare. Magari lo spaccano stasera. Sarà... cioè è vero, però di bellezza. No, no, secondo me lo spaccano stasera e lo danno un po' a tutti. Amo, per tuo padre. Glielo compriamo, glielo portiamo. Beh, non direbbe di no, un bel salame. Gli ha chiesto il salame pure l'autista del nostro culo. La cosa divertente è se lo tirava fuori davvero dalla tasca e glielo davo. Perché ci sono delle melanzane qua. Amo, ci sono tutte le persone giù, guarda. Ciao. Ci hanno visto davvero. Ci ha visto davvero la signora lì. Ciao. Ciao nonno. Stiamo lasciando davvero il porto. Stiamo entrando in acqua finalmente. Manca proprio... stanno salutando a casa. Manca quel pezzettino là. Siamo finalmente usciti dalla zona del porto. Ciao porto. Ci vediamo tra una settimana. Guarda lì che bella spiaggetta libera. Teniamola in considerazione quando veniamo qui al mare. Abbiamo preso 3 panini a testa. Io ho preso anche un pezzo di melone. Non ho preso però il coltello per tagliarlo. Stiamo lasciando del tutto il Veneto finalmente. C'è anche la pizza, mo. Cioè io torno con 200 grammi. Esagerato. Quota? Ecco qua. 2 fette per me, per te per niente. Abbiamo anche cambiato location, hai visto? Stranamente queste sono quel tipo di pizza che adesso dirò una bestia per molte persone, che a me piacciono perché sono quelle da trancio veloce che ti fai alle 4 del mattino uscito dalla discoteca o dal cinema. Proviamo la margherita. È proprio la pizza da trancio che trovi fuori dal cinema questa. A parte la prima maglietta, diciamo che è qui per sport. Tutte le mie magliette di questo viaggio hanno una costante. Voglio vedere se la indovini. Ma serio? Amo. Amo, ma che cazzo. Riesci a indovinare qual è? Guarda, non saprei proprio. Andiamo alla reception. Sono infinito.
In realtà sono sceso qui in reception perché volevo chiedere un servizio per il compleanno della Deborah, visto che appunto era passato l'altro giorno e lei non sa di questa cosa, perché se la prenotavo prima giustamente poi era sgamo. Si va a mangiare finalmente, ci hai messo solo 3 ore per vestirti, ma fa niente. Non è vero. Sì che è vero, donna. Vuoi vedere la magia che adesso scompariamo da qui e appariamo nel ristorante? Dai! Buonasera! Wow! Grazie! Thank you! Eccoci! Beh dai, non siamo tanto lontani dalla vetrata. C'è il menù di Pasqua, ma sei felice? Ti piace? Non lo so. Abbiamo appena finito di mangiare, ci ritroviamo con questo. Allora, non mi giudicare, è marinara. Lo sai che io la marinara non resisto. Sì, lo so. Grazie per questo regalo di compleanno. Sei sicura sia una buona idea? Not a good idea. Sei stata respinta dalla porta, amo. Mi rimetto qua nel buco. Ci siamo imboscati nell'area teen, il teen club, non c'è per fortuna nessuno, ma ci sono gli oblò con i cuscinoni enormi e le luci rosse. Un posto perfetto per un dodicenne per rimorchiare. Direi che è un tempo perfetto per stare fuori. C'è giusto giusto un filo di vento. Ah, ma andiamo nella jacuzzi? No, c'ho freddo. Stiamo per entrare nell'area VIP perché non c'è nessuno a fermarci. Il top 3 di solario esclusivo. E niente, è tutto qui. Freddo. Dai, ho freddo. E con questo è finito il primo giorno. Buonanotte. Dai, mi hai buttato su un cornicione, di che nuovo. Stronzo. Dai, quello non era un cornicione. Sì, sulla sì, pizza l'ho lanciata. Mi hai buttato prima. Cioè, ma c'è proprio scritto tutto. Anche il numero di camera. Ma Gabe, lo fai apparire tipo, boh, in sottofondo, qualcosa del genere?